C'è un passero che vola in un bosco. A un certo punto vede su un ramo una passera, che è la femmina del passero. Bella, impettita, prosperosa. Lui si affianca a lei e gli dice: la passera lo guarda e risponde: puttana galera, primo due di picche. Lui cosa fa? Prende il volo e cerca nel bosco un'altra passera. Gira, 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 ma non trova niente. Ritorna nello stesso ramo, lei è sempre lì, bella, prosperosa. Lui si avvicina e fa lui con lei. Lei lo guarda e risponde: puttana galera, secondo due di picche. Lui se ne va. Le donne, si sa, dicono sempre di no, ma poi gli prende la pisghina. Lei crede che lui torni, ma lui non torna più. E lei, presa da questo grande calore, prende il volo e cerca il passero. Gira, gira, gira per questo bosco. A un certo punto l'ha dispesso in un cantone. È italiano, eh? Italiano, sì, sì, nuovo, italiano. L'ha dispesso in un cantone, stuglato in un ramo. C'è il passero. Sfatto. Stavolta lei si avvicina e fa lei con lui. Il passero apre un occhio, guarda la passera e risponde: delicatissima. Dedicata al professor Claudio Bruciaferri, che è un amante di questo tipo di barzellette. Non credo.